Siamo in attesa che il dottor Landini si colleghi alla diretta. Allora, cambio di programma, salirà sul palco Franco Gabrielli, già sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, intervistato da Valerio Valentini. Eccoci, scusate per il piccolo cambio di programma. Buonasera al prefetto Franco Gabrielli, autorità delegata uscente ormai, anzi uscita, formalmente uscita ai servizi segreti, diciamola con l'espressione più familiare, diciamo, al grande pubblico. Abbiamo chiesto un po' a tutti gli esponenti politici, anche ai componenti del precedente governo, un giudizio sul governo entrante. Per tutta una serie di motivi comprensibili, non le chiedo un giudizio complessivo, le chiedo una cosa specifica, cioè al momento, almeno poi vedremo se questa sarà la decisione finale, non è stata assegnata la delega per i servizi segreti, cioè non è stato nominato il nuovo Gabrielli del governo. C'è stata nei precedenti governi una lunga polemica se fosse giusto o sbagliato assegnarla o lasciarla in carico alla figura del Presidente del Consiglio. Le chiedo un consiglio non richiesto alla Meloni, ma in generale un giudizio più generale. È opportuna, è necessaria, è irrinunciabile, è preferibile la nomina di un'autorità che si occupi specificamente, direi H24, come si dice, dell'intelligence e dei servizi segreti? Buonasera a tutti. Intanto ricordo che l'autorità delegata con il DL82 non è più solo responsabile della sicurezza riferita al mondo del comparto intelligence, ma anche della sicurezza cibernetica, per cui all'autorità delegata, ove costituita, dice la legge, fa riferimento anche questo importante settore e quindi si amplia notevolmente l'ambito dell'azione dell'autorità delegata. Ma come dice il termine delegata, l'autorità esiste e ha una ragione d'essere e ha una capacità di movimento in funzione del rapporto che si crea con il soggetto delegante. E anche a volte la polemica, Che è il Presidente del che è il Consiglio, quindi. Presidente, in questo caso la Presidente del Consiglio dei Ministri, peraltro il fatto che non sia stato ancora nominato, ricordo che anche nel governo Draghi l'autorità delegata, seppur è un sottosegretario o un ministro senza portafoglio che non passa nemmeno dal vaglio del Consiglio dei Ministri perché è direttamente attribuita la funzione al Presidente del Consiglio, ma anche il Presidente Draghi lo nominò 15 giorni dopo in occasione della nomina di tutti i sottosegretari. Quindi credo che ci sia tutto il tempo perché la Presidente Meloni possa fare una riflessione. Credo che per la complessità
della materia che viene trattata e delle questioni che ogni giorno devono essere trattate, perché ovviamente questo è un ambito molto poco noto e purtroppo noto soltanto quando avvengono fatti o quando, come nel nostro paese, si attribuisce a questo mondo anche responsabilità che molto spesso non gli appartiene. Noi credo che siamo l'unico paese al mondo che ha coniato la locuzione servizi deviati e quindi tutto quello che riguarda i servizi è, con una sorta di automatismo perverso, qualcosa di opaco, qualcosa di negativo. Io credo che, stante la delicatezza, o la Presidente individua una persona di sua fiducia, mi permetto di dire che abbia anche una conoscenza di questo mondo, perché credo che se è vero come è vero che ci sono poi, c'è il Dipartimento per l'informazione della Repubblica, le due agenzie, l'altra agenzia cibernetica, però conoscere questo mondo facilita il compito. Perché... Quindi una persona di fiducia sì, ma anche diciamo molto addentro alla materia. Io credo che il binomio auspicabile, ma lo dico nell'interesse della Presidente, ma consentitemi nell'interesse del Paese, perché poi queste cose sono cose che ricadono inevitabilmente nella vita di ognuno di noi. Se la Presidente riterrà, peraltro vorrei ricordare che non solo il Presidente Conte, ma anche il Presidente Gentiloni non nominò nessuna autorità delegata. Per la verità, all'epoca il Presidente Gentiloni aveva un personaggio che faceva il Ministro dell'Interno, che si chiamava Marco Minniti, che in qualche modo svolgeva anche quella facente funzione, diciamo. Diciamo che aveva una capacità e una conoscenza delle questioni che gli consentiva di fare l'uno e l'altro. Però ecco, ripeto, dipende molto dall'attenzione che la Presidente è in grado di rivolgere e soprattutto il fatto di individuare una persona che svolga un'azione. Immagino efficace. Che diciamo dall'inizio della guerra l'impegno e la delicatezza dei dossier siano ancora più come dire gravosi per certi versi. Ricordo che in un'audizione al Copasir poco fa abbiamo ascoltato le parole dell'ex ormai presidente Urso, credo fosse aprile, la guerra era comunque scoppiata da poco, lei disse una frase che grosso modo suonava così: state attenti, rivolto ai parlamentari, diciamo ai partiti politici, state attenti ad avere rapporti con la Russia, anche perché poi comunque noi lo sappiamo. Non le chiedo l'eventuale peccatore, le chiedo solo del peccato. C'è qualcuno che ha perseverato? Cioè quell'allarme è stato in qualche modo recepito da tutti i leader politici, diciamo, e tutti i partiti politici? Allora guardi, intanto mi fa specie che si veicolino all'esterno cose che avvengono all'interno di un comitato che dovrebbe essere connotato per l'assoluta riservatezza. Ma siccome ormai questa cosa è l'ingrato mestiere di noi cronisti, è diventato un mantra, il Presidente del Consiglio Draghi rivolse un invito ad avere un atteggiamento assolutamente chiaro, trasparente, soprattutto in un momento nel quale era opportuno, e io, siccome sono un inguaribile toscano ho questa sorta di fuoco della battuta, siccome gli ero seduto a fianco, dissi: anche perché intanto lo veniamo a sapere. Che peraltro è anche vero, cioè voglio dire, perché poi la cosa non è che lo si viene a sapere perché, come qualcuno immagina o come qualcuno anche in maniera strumentale e polemica ha detto, che noi controlliamo parlamentari, ma se ci sono dei soggetti che stanno nel nostro paese, che appartengono a determinati paesi, che sono oggetto di attenzione, e io fossi un cittadino di questo paese mi preoccuperei che non avvenisse questo tipo di controllo. Quindi se si creano delle interlocuzioni di questo genere è ovvio che è abbastanza facile per noi sapere. Avrei una voglia irrefrenabile di chiederle se sapevate di traffici di vodka e lambrusco, però diciamo... Prego? Se sapevate di traffici di vodka e lambrusco.
evito di scendere nel dettaglio, però la domanda invece di prima resta, cioè siamo tutti i leader politici, almeno quelli più importanti, hanno giocato corretto, diciamo, ma lo dico nell'interesse del paese, non per fare polemica di questo contro quel partito. Guardi, io credo siamo stati tutti coerentemente dalla stessa parte della barricata, diciamo così. Le faccio una piccola annotazione per farle capire che molto spesso si attribuisce ad un non detto cose che sono molto spesso dette in maniera esplicita. È di qualche giorno fa la polemica che ha riguardato l'audio rubato a quella riunione parlamentare, e le cose che erano state dette in quella circostanza erano state dette in maniera chiara anche in altre circostanze pubbliche. Quindi c'è tranne la vodka che, insomma, voglio dire, non è che costituisca un elemento particolarmente significativo ai fini della qualità e della sensibilità delle informazioni che si immagina di dover riferire. Le dico questo perché noi non abbiamo mai avuto contezza che ci fossero, soprattutto nei periodi cosiddetti caldi, delle relazioni che potessero in qualche modo pregiudicare la sicurezza nazionale. Ma di converso c'erano dichiarazioni, atteggiamenti e comportamenti che non ci volevano i servizi di intelligence. Diciamo, ognuno ha rivelato la sua natura, ecco. Diciamo così. Peraltro c'è una... tempo fa leggevo, proprio per... c'erano alcune considerazioni sul mondo che stiamo vivendo, no? È un mondo che è tutto spiattellato, è tutto, come dire, reso pubblico attraverso le varie piattaforme, e giustamente qualcuno notava come in questo mondo alla fin fine paradossalmente potremmo dire che i servizi non servono nemmeno, perché le informazioni e i comportamenti delle persone sono resi pubblici attraverso le varie piattaforme, quindi tutto sommato paradossalmente servite a meno. Volte no, sappiamo che non è così. C'era un suo, c'è credo un suo vecchio pallino, una sua vecchia idea che credo perduri tuttora, provo a riassumerla in maniera un po' brutale, mi perdonerà se non sarà preciso, che è un po' accorpare i vari dipartimenti dell'intelligence, le varie agenzie. Voi sapete che c'è un'agenzia per i servizi esteri, una per i servizi interni, e poi c'è il dipartimento, il DIS, che un po' coordina queste cose, e poi ovviamente c'è il referente, diciamo, politico a Palazzo Chigi, che è appunto l'autorità delegata. Lei ha sempre detto è un po' una divisione dei compiti, un po' antistorica, un po' anacronistica, servirebbe accorparle. L'obiezione che spesso è stata fatta è l'uomo solo al comando, siamo stati un paese che abbiamo avuto un passato torbido, appunto, di servizi deviati, diceva lei, appunto, ricordando quell'espressione. Le chiedo, intanto le chiedo se crede sia ancora una riforma che andrebbe fatta, e le chiedo se un governo, diciamo, di destra potrebbe essere paradossalmente più favorevole a un, o comunque potrebbe trovare la spinta giusta per fare questa riforma. Allora, guardi, intanto le confesso che questo mio convincimento già lo nutrivo nel 2007, allora quando io ero direttore del SISDE, e se lei va a riprendere la mia audizione alla Commissione del Senato nei lavori preparatori della legge 124, troverà che io inizio il mio intervento dicendo che per gli orizzonti, per quella che è la storia, perché la storia dell'intelligence nel nostro paese fino al 1977 è stata la storia di un servizio unitario. Poi nel 77 con la 801 si crea un sistema binario, peraltro dovete sapere che i sistemi binari, che è la modalità, diciamo, un po' più ricorrente e anche più tradizionale, soprattutto perché affonda nella storia e nella cultura anglosassone, che poi è la madre, soprattutto la Gran Bretagna, dei servizi, dove esiste un MI6 e un MI5, cioè un servizio che cura l'esterno e un servizio che cura l'interno. Nel 1977 in Italia si provò a fare un'operazione di questo genere, ma già all'epoca era un'operazione in qualche modo monca, perché il servizio teoricamente interno, il SISDE,
che peraltro rispondeva al Ministro dell'Interno, non aveva il controspionaggio e quindi, non avendo il controspionaggio, non poteva svolgere efficacemente quell'azione di servizio interno che è tipico in tutti i sistemi binari. Tant'è che in quel periodo il vero servizio generalista, erede dei servizi SIM, SID, SIFAR, cioè dei servizi militari che dagli anni venti del secolo XX avevano in qualche modo caratterizzato la storia del paese. E in quella circostanza, quando si arrivò con la 124 a fare una scelta, perché con la 124 si fa una scelta di questo tipo: si prendono le agenzie che dipendevano da due diversi ministeri, il Ministero della Difesa e il Ministero dell'Interno, e le si pone tutte alle dirette dipendenze del Presidente del Consiglio dei Ministri. Quindi realizzando una unitarietà di fatto, da un punto di vista di quello che è la direzione politica, peraltro dal mio punto di vista appesantita da un dipartimento che, guarda caso, sta sempre all'interno della Presidenza del Consiglio dei Ministri. E quindi le dicevo che se nel 2006... Sembra di capire che è ancora opportuno farla, diciamo. Io ritengo di sì, e obietto, non contesto, ma obietto, la classica, tipica obiezione nazionale, no? Dice, bisogna frazionare, perché in questo paese si immagina che frazionando ognuno controlli l'altro. Intanto io le posso dire per esperienza, sia quella antica e quella recente, che tutto questo non avviene. In più non si realizza un sistema di effettivo controllo, ma si produce una situazione che poi alla fin fine non consente di avere una visione complessiva. Perché io vorrei farle una domanda molto provocatoria, che non serve essere stata autorità delegata. Lei mi deve dire come fa a distinguere oggi l'interno e l'esterno sul cyber, l'interno e l'esterno sull'Ecofin, l'interno e l'esterno sul terrorismo, e l'interno e l'esterno sulla criminalità organizzata. Non esiste più. Diciamo, nel passaggio delle deleghe avrà lasciato qualche suggerimento. È ovvio che qui va fatta una scelta importante, una scelta... Io credo che per ovviare, se così si può dire, alla preoccupazione che un accentramento di poteri in mano ad un soggetto solo avviene con il sistema tipico dei sistemi anglosassoni, i famosi check and balance, cioè un sistema di controlli e di bilanciamenti, nel quale, ad esempio, il Comitato Parlamentare per la Sicurezza della Repubblica, dal mio punto di vista, dovrebbe avere molti più poteri penetranti, perché oggi, nella sostanza, alla fin fine si affidano a quello che gli dice poi il rappresentante del governo o i rappresentanti delle agenzie. E se in qualche modo qualcuno volesse porre in essere, per fortuna non è alla vista e credo non lo sarà, ma se qualcuno volesse porre in essere comportamenti devianti, è abbastanza complicato oggi, con i poteri che sono attribuiti al Comitato Parlamentare, individuare eventuali situazioni di questo genere. Quindi una struttura unitaria, una struttura che ovviamente ha una visione complessiva, che soprattutto elimina molto spesso gli overlaps che sono inevitabili. Certo. E ovviamente poteri più penetranti da parte di chi è chiamato a controllarli. L'ultima domanda telegrafica: tra qualche giorno dove sarà il prefetto Gabrielli, dove lo ritroveremo? Tra qualche giorno a casa mia in ferie, poi ritorno al Ministero dell'Interno e poi parlerò con il nuovo ministro, che peraltro ho l'innegabile privilegio che è un collega e un amico, e sentirò qual è le sue determinazioni, e poi farò anche io le mie conclusioni. Un'intesa tra prefetti, diciamo. No, attenzione. Un conto è la qualifica e un conto è la funzione. In questo momento il prefetto Piantedosi è il ministro dell'Interno e quindi c'è una colleganza pregressa, ma una diversa responsabilità e assunzione di responsabilità che lo vede rispetto al fatto che lui è ministro e io sono un prefetto della Repubblica. Grazie mille, grazie a Franco Gabrielli. Grazie a voi.